Buonasera a tutti. Allora, inizio da te, Raffaele, anche per motivi anagrafici, diciamo così. Senti, dopo una grande parentesi a Carpi, dove sicuramente hai capito come si vince, come si costruisce un gruppo vincente, ecco, con quali motivazioni arrivi a Perugia e magari se ci spieghi i segreti proprio del come costruire un gruppo vincente. No, diciamo che fortunatamente sono stato abituato a... ho avuto la fortuna più che altro di vincere qualche campionato anche in altre piazze, però è chiaro che Carpi è stata la parentesi più felice e vincente della mia carriera e arrivo qui sicuramente con forti motivazioni e reputo Perugia per me un grosso punto di ripartenza, nel senso che lì personalmente si era concluso un ciclo sotto l'aspetto delle motivazioni, cercavo qualcosa di diverso, quindi vengo qui sicuramente con la testa di chi vuole provare a fare ancora qualcosa di buono. Come si costruisce un gruppo vincente? Si costruisce col lavoro giornaliero, stando a contatto più tempo possibile con i compagni, c'è bisogno di conoscersi, di unirsi, di provare gioia nel sacrificarsi l'uno con l'altro e poi ovviamente oltre a quello bisogna unire le capacità tecniche, tattiche, diciamo che è un insieme di cose, unità allo staff, alla società, però da quello che ho visto in questi primi giorni mi sembra che le basi siano buone. Comunque è una squadra, è una società che viene da una semifinale playoff, quindi i presupposti ci sono. Anna, buonasera, una domanda buonasera anche per te. Sei felice innanzitutto di tornare a Perugia, perché comunque al di fuori del calcio sei anche stato a Perugia in passato. Ecco, sei felice di questa scelta, insomma, di Perugia, anche se scendi di categoria dalla Serie A alla Serie B? Sì, sono felice perché sono stato 2 anni qui a Perugia e quindi sono tornato a casa, quindi molto felice. Una cosa per Raffaele, anzi due forse. Una curiosità, visto che comunque anche te, tra virgolette, sei una vittima del Benevento come il Perugia, quindi diciamo da questo punto di vista forse diciamo, ritrovi un po' anche le stesse motivazioni, penso, dei tuoi compagni che erano qui l'anno scorso. Un'altra cosa, un po' una curiosità sul tuo ruolo in campo, visto che comunque recentemente, se non ho visto male, insomma, giocavi diversamente perlomeno rispetto a quello che trovi qui, cioè un'impostazione diversa a centrocampo. Volevo capire un po' quello che ti è stato chiesto, quello che ti senti di poter dare nello schema di Giunti. Diciamo che il primo anno di Castori, quando poi abbiamo vinto il campionato, giocavo da mezzala sinistra, ovviamente con caratteristiche un po' diverse, era una mezzala, diciamo, tra virgolette, un po' più di equilibrio, non la classica mezzala che si butta dentro in tutte le azioni, diciamo. E poi è chiaro, vengo da un tipo di calcio diverso, dove l'allenatore e lo staff richiedevano comunque, per le caratteristiche della squadra, un qualcosa di diverso, ma penso di potermi adattare a fare quello che chiede il mister, se ci sarà bisogno di giocare davanti alla difesa o da qualsiasi altra parte. Siamo tanti, quindi a seconda di quello che richiederà l'avversario e la partita, poi sotto il profilo della disponibilità non ci saranno problemi. Per quanto riguarda il Benevento, c'è poco da dire. Io ho visto anche la semifinale, forse il rammarico più grande c'era proprio il Perugia, nel senso che comunque giocare con risultato a favore, potresti permettere di pareggiare tutte e due le partite, ecco, era un gran vantaggio, voglio dire. Noi in casa ci abbiamo provato, poi se devo essere sincero, loro hanno meritato, perché erano in uno stato di grazia,
avevamo la sensazione di poter giocare anche due giorni e di non riuscire a fare gol, quindi onore a loro, e però comunque penso che per tutte e due, sia per il Carpi che per il Perugia, sia stata una stagione importante. Ciao, Gasperini Messaggero. Il Carpi qui è stato sempre visto come una squadra rognosa, cioè, per l'amor di Dio, non giochiamo contro il Carpi, non si gioca pallone, botte, contropiede, e quindi è la differenza tra il calcio che hai fatto a Carpi e quello che ti si chiede qui, che è più propositivo, è questa? Ma era così veramente il Carpi, lo vedevamo noi da osservatori esterni un po' così ruspante? Ma guarda, cioè, la cosa che si limitavano a dire tutti è che Carpi faceva tipo catenaccio e contropiede, no? Però io penso sia, cioè, che era ed è era una scelta intelligente, nel senso che si cercava di adattare un modulo oppure un modo di giocare a seconda dei giocatori che il mister aveva a disposizione. Avevamo due contropiedisti diciamo nati davanti, quindi adottare magari un altro tipo di gioco sarebbe stato darsi la zappa sui piedi. Poi è chiaro che per chi ama il calcio l'occhio vuole la sua parte, però noi questo tipo di calcio ha portato grandi risultati, e quando i risultati arrivano vuol dire che c'è ragione, quindi secondo il mio punto di vista c'è poco da dire. Poi è chiaro, uno può sempre paura di meglio, non è vero che abbiamo fatto solo quel, diciamo, avevamo solo quel tipo di gioco, era molte volte ci adattavamo in base all'avversario che andavamo a incontrare, ci sono poi tante varianti che non sto qui a dire, sennò ci vogliono tre giorni, però come dicevo prima, se i risultati sono arrivati vuol dire che era la cosa giusta. Ciao Anna, sei il secondo anno che arriva a Perugia, dell'altro che hai sentito dire? Hai sentito parlare di un altro Ann a Perugia? Sì. Vuoi fare meglio? Sì. Vuoi fare di più? Meglio dell'altro Ann? Certo. Di gol, di gioco, di che cosa? Di fare meglio. Di fare meglio, eh? Sicuro, sei sicuro? Bene. Per Ann, ti ho visto segnare il gol col Cagliari di testa e ho visto il Sant'Elia letteralmente impazzito di gioia. Ma a Cagliari perché ti volevano così bene? Che cosa avevi fatto per farti volere così bene dal pubblico di Cagliari? Perché ho fatto il primo gol in Serie A, quindi mi volevano bene. Sì. Una per Bianco e poi cedo. Raffaele, che cosa farai per farti voler bene dal pubblico di Perugia? Che cosa farò? Quello per cui mi hanno preso, cioè, non mi sento di promettere niente se non di metterci tutto me stesso, di fare quello che ho fatto, penso, bene in questi ultimi 5 anni. E poi penso che comunque alla fine il campo parla sempre, quindi saranno le prestazioni a farmi, nel senso, a farmi voler bene o male, spero che siano sempre positive per il bene mio, del Perugia e dei tifosi, quindi non essere semplicemente me stesso, poi credo che mi apprezzeranno alla fine. Non credo, sono qua, non credo che ti pesi essere il giocatore più prezioso del Perugia degli ultimi anni. Quello, prezioso in che senso? Prezioso in che senso? Pagato di più e voluto di più. Sì, è così. È così. C'hai esperienza per sopportare. E la seconda cosa, come hai visto il Perugia, adesso a parte i playoff di quest'anno, da rivale e la piazza di Perugia e i tifosi del Perugia? Guarda, siamo venuti l'anno scorso, anzi forse la volta che sono stato maggiormente impressionato era l'anno forse di Camplone, che venivamo alla terz'ultima giornata, voi stavate giocando i playoff, c'era lo stadio stracolmo, ma anche l'anno scorso la curva era piena, quindi non solo io ma tutti i miei compagni siamo sempre rimasti molto affascinati da questo, dalla cornice, anche perché veniamo da un posto dove
diciamo, non è che si viva proprio di calcio, ecco. Quindi sotto questo punto di vista è un grande stimolo avere tutta questa gente. E come ho visto il Perugia, guarda, il modo di giocare mi piace tanto, nel senso che è un modo che secondo me si può sposare bene con le mie caratteristiche. Quindi niente, bisogna solo che passino questi giorni, cominciare, poi tante chiacchiere, poi alla fine non è che fanno bene. Anne, volevo chiederti, sei anche felice di avere qua a Perugia un compagno nordcoreano, Choi, con te? E scommessa, chi fa più gol, tu o lui? Chi fa più gol? È io, veramente io. Ok, se ci sono altre domande. Ascolta, no, tu sei prima punta, preferisci stare da solo, sì, o con due? Due. Con due? Sì. Tua caratteristica migliore? Microfono, velocità? Tua caratteristica migliore, velocità, dribbling oppure... Qual è il tuo talento, tua cosa migliore? Dove ti senti più forte? In dribbling? Penso che velocità e il movimento. Il movimento. Sei destro o sinistro? Uguale, destro. Destro.